telespettatori, buonasera. Se vi fosse offerta la possibilità di un viaggio gratis, anzi, come dicevano i nostri vecchi con una frase sacramentale, un viaggio pagati e spesati di tutto, e se aveste anche la possibilità della scelta, che viaggio fareste? Immagino che ciascuno di voi avrebbe la sua risposta, ciascuno la sua scelta. Io, per quello che mi riguarda, vi devo dire che proprio in questi giorni mi è stata offerta la possibilità di andare in Cina. Ho dovuto rinunciare per il semplice motivo che avevo l'impegno di venire qui stasera a parlare con voi. Però la Cina è bella, la Cina è grande. Io la Cina poi dopo non l'ho mai vista, ci sarei andato molto volentieri. Però vi devo dire che se avessi avuto la possibilità della scelta, non sarei andato in Cina. Avrei invece rifatto lo stesso viaggio che ho fatto tempo fa e di cui sono qui a parlarvi. Mi domanderete, ma perché rifare un viaggio già fatto? Ma perché mi sono rimaste delle curiosità. Per esempio c'è qui vicino a Pinerolo, in Val del Chisone, un vinello, un vino bianco secco, il vin del Fort, di cui mi ha parlato tante volte il mio amico il professor Richelmi. Ebbene, non sono riuscito a gustarlo e non l'abbiamo fatto a tempo. Un vino? Ma sì, perché viaggiare, che cos'è viaggiare? Viaggiare è conoscere luoghi, genti, paesi. E qual è il modo più semplice, il modo elementare di viaggiare? Ma è di mangiare, di praticare la cucina di un paese dove si viaggia. Perché se voi ci pensate bene, nella cucina c'è tutto. C'è la natura del luogo, il clima, quindi l'agricoltura, la pastorizia, la caccia, la pesca. E nel modo di cucinare c'è la tradizione di un popolo. C'è la storia, la civiltà di questo popolo. Non vi ho ancora detto esattamente qual è il viaggio che vorrei rifare. L'uomo come ha avuto la prima idea di viaggiare? Ma l'ha avuta molto probabilmente mentre lui stava fermo e guardava qualche cosa che invece viaggiava, qualche cosa che andava. Per esempio le nuvole nel cielo, gli uccelli che migravano, un fiume che scorreva. Ebbene, anche io ho avuto l'idea di questo viaggio molto semplicemente, pensando al fiume che attraversa la città dove sono nato, Torino. Quando il tempo è bello a Torino, il paesaggio intorno alla città è meraviglioso. Si vede tutta la cerchia delle Alpi, ma una montagna spicca su tutte, e specialmente al tramonto la si vede molto bene in controluce. Non perché sia la più alta, ma perché è isolata. Il Monviso. Il Po nasce dal Monviso. Come vedete c'è un cartello solenne, fiume Po, e invece è un torrentello, ma è già il nostro fiume più grande, più lungo, più bello, più caro. Devo essere grato alla televisione italiana che mi ha messo a disposizione quanto occorreva per fare questo viaggio. 6 automezzi, truck sonoro, lampade, elettricisti, macchinisti, macchine da presa, che qui vedete in carovana nel trasferimento da Paesana a Crissolo, appunto nella Valle del Po, nell'alta Valle del Po. Porta giù la macchina, la luce è buona, forza!
Signor Mattio, è lei, signor Mattio? Ah, lei viene a pescare qua tutti i giorni? Da un po' di CCT. Ma viene qua? Oh, il più posto, adesso sì. Il più bel posto? Più bel posto, lì, sì. E di dove è lei? Lì su un lucinco, un più alto. Che parla più forte, perché c'è il rumore del fiume. Un dulcin? Ah, un oncino. E le piace pescare? È la mia malattia, non lì. È la tua passione? È la mia passione. E fa soltanto questo? No, trovai un po' la terra, le quei vacche. Ma soprattutto pesca? Quando vedo quel tempo è un po' brutto, mi ristunevo, vado sempre per schema le due trite. Si pesca meglio col tempo brutto o col tempo bello? Ah, col tempo brutto. Ah, meglio col tempo brutto? Ah, meglio. Ah, ho capito. E cosa c'è, trote? È andato trite noi oggi. E le trote hanno la forza anche di risalire la corrente? Sì, ho molto magari 2 o 3 metri a salto in su. Come? 2 o 3 metri a salto in su fuori. Fanno dei salti di 2 o 3 metri? Di 2 o 3 metri. E lei le vede, ha viste saltare qualche volta? Sì, un po' macchina. Ah, ho capito. Bene. Questo è il Po, no? Sì, del Po. E quello lassù è il Monviso. E lassù è il Monviso. Cari telespettatori, io ho sempre avuto un desiderio nella mia vita e soltanto adesso, soltanto questa volta, sono riuscito a realizzarlo e di venire a vedere il Po alle sue sorgenti. E qui abbiamo trovato questo pescatore. Ecco, questo torrente che vedete qui è il Po. E quella montagna che vedete lassù, fai vedere, è il Monviso. Siamo venuti veramente alle sorgenti del fiume che poi dopo vedremo alla sua foce. Signor Mattio, naturalmente tutti i giorni, se la pesca va bene, quante trote lei può prendere al giorno? Certi giorni un chilo e mezzo, un buon dì anche 2 chili e mezzo. Sono piccole, come sono? Quel meschilo, quel duietto. Sono di queste dimensioni, così? Sono 40 centimetri, 20 centimetri. Sono quelle picchiettate, no? Sì, l'umamacle, le faro. Che qualità è? È una qualità molto buona, sono molto la più buona che sia. E sono migliori quelle che vanno nei torrenti di quelle che stanno nei laghetti, no? Più buone quelle che sono di torrenti, più buone. Senta un po' una cosa, per pescare bene forse noi diamo fastidio, no? È meglio che ce ne andiamo? Sì, è meglio che andiamo via, perché già sentite una. L'ha sentita? Lei sentiva. Da che lei sbagliata, ma ventorna. Perché si sente nella mano, no? E sentiva la mano, tirava la lancia al fondo. Ah, ho capito. E allora io adesso me ne vado e lascio l'operatore solo e così lui vedrà magari se riusciamo a prendere proprio il momento che lei prende una trota. Se sempre uno, magari le ora buona. Grazie tante, Grazie. Arrivederci. Grossa, ma è ancora viva. Ecco.
Vedi, sai che questo è stato il primo alimento dell'uomo. Ah, questo è stato il primo alimento del... Non lo trovi, il pesce, insomma. Il pesce. E beh, e allora il nostro viaggio. Posso dire questo, no? Il nostro viaggio che facciamo? Alla ricerca della genuina gastronomia, noi lo cominciamo dal pesce, che è stato il primo alimento dell'uomo. È più genuino che è più genuino di tutti. Trota, truit, forelle, trout. La trota può essere di torrente, di lago, di marina. Ma la migliore dal punto di vista di gastronomico è quella di torrente. Sono pesci essenzialmente di acqua dolce, qualche volta scendono al mare ma soltanto per emigrare, per attraversare un braccio di mare e andare di nuovo in acque dolci. Prediligono le acque fredde, i torrenti, i laghi di alta montagna. La stagione dell'amore, la stagione della riproduzione è l'inverno o la prima primavera. Ecco forse perché la trota migliore è la trota di alta montagna. Siccome sono molto pregiate come commestibili, sono allevate e con la fecondazione artificiale delle uova. Ogni femmina dà fino a 2500 uova per ogni chilogramma di peso. Le uova sono libere, più pesanti dell'acqua, rotonde del diametro 4-5 mm. Sono allevati in stagni, laghi, bacini e bacinelle. Queste bacinelle sono coperte accuratamente perché patiscono il freddo, a differenza dei grandi. Dalle uova si sviluppano gli avannotti che voi qui vedete, cioè delle piccolissime trote. Questi avannotti, man mano che crescono, poi dopo vengono gettati in grandi vasche di cemento, dove la pesca è molto più facile di quella alla lenza. Voi vedete che si prendono come degli agnolotti nel brodo. Però devo dire che queste trote, grandi, grosse, piene di carne, però sono anche molto, molto meno buone di quelle piccole di torrente. Queste vasche, questi vivai che abbiamo visto, prendono l'acqua da un torrentello che si getta nella Dora Riparia un poco sopra Susa. La Dora Riparia è un affluente del Po, si getta nel Po a Torino. Comunque, la trota è un pesce diffusissimo in tutto il mondo. Allevamenti vivai di trote come questi che abbiamo visto, credo che se ne trovano nel Canada, in Australia, in Scozia e in Nuova Zelanda, dappertutto. Invece un cibo strano, unico, caratteristico di questa regione, cioè del primo tratto della Valle del Po, è il famoso cardo con la bagna cauda, cioè cardo con intingolo caldo. E la regione caratteristica, la regione, il centro della coltivazione del cardo è a Chieri, nella collina torinese, sulla riva destra del Po. Ecco il cardo. La prima operazione lo si deve sfrondare dalla parte esterna e poi si deve pulire, perché ciò che si mangia del cardo, ciò che è buono è il caule, cioè questa parte bianca, rigata, croccante e acquosa, che quando il cardo è maturo è squisita, così crudo, buona anche cotta, ma crudo è squisita. E veniamo adesso alla preparazione della bagna cauda. Qui vedete tutto molto chiaramente. Burro, poi acciughe. Oh, attenzione, queste acciughe non devono essere levate di sale. Bisogna adoperarle con tutto il loro sale. Poi dopo, sopra alle acciughe e al burro, olio. Olio in abbondanza. Oltre l'olio, poi si prende dell'aglio e lo si taglia così a pezzettini finissimi, lo si sminuzza. E tutto questo deve cuocere. Deve cuocere sempre. Deve cuocere prima che si mangi e mentre si mangia. A questo scopo sono stati inventati i famosi tupin, parola dialettica, o in terracotta o in alluminio. Un'altra parola per dire la stessa cosa è sciunfetta. Sciunfetta perché c'è sotto al recipiente c'è un fornelletto in cui ci sono i carboni, la brace ardente. Nel caso viceversa dei pignattini di alluminio c'è il fornelletto a spirito. Ecco, la salsa è buona mentre è calda, per questo deve cuocere mentre la si mangia.
Ognuno ha il suo fornelletto davanti e si immerge il caule in questa salsa. Monsieur Oreste, alla chielca c'è Oreste? Sì, su me. Ah, va bene. Lo sa cosa siamo venuti a fare noi qua? Questo non mi fa. Siamo venuti a vedere i cardi. I cardi, perché dicono che questa è la zona, dove coltivano i cardi. Ah, se è la zona che coltivo i cardi, per Turino è la zona più buona a tutti. E la lavorazione dei cardi come si svolge? Quando li semina? Si seminano in aprile, in fine di aprile. E quando è che si cominciano a raccogliere i primi? Si raccogliono i primi in fine di agosto. A fine di agosto? E dura fino adesso? Fino adesso. Ma fra un mese ce n'è ancora qualcuno. Fra un mese ce n'è ancora qualcuno? Sì. E mi spieghi, ma perché devono essere messi tutti dentro la terra così? Perché non vengono bianchi. Ah, se non c'è la terra che le faccia venire bianche, non vengono bianchi. E quando è che cominciate a coprirli con la terra? Perché in agosto si lasciano solo 8 giorni sottoterra. Ho capito. E poi in settembre 10, poi 15, poi 20, poi un mese, poi quando siamo ai 20 di novembre allora si rincalzano per bene per la primavera. E vengono, questi qui non sono dei più alti, questi sono anche, ce ne sono molto più alti di questi, no? No, quando si rincalzavano erano dei più alti, ma adesso il gelo li ha fatti venire bassi. Ho capito, perché sono alti quanto? Anche anche alti come me. Ah, questi sì. Erano alti come me quando sono legati. E poi li porta al mercato? Mercato Torino. Al mercato al Torino, cioè, la stagione è proprio buona, è novembre, dicembre. Novembre e dicembre. E come li chiamate proprio qui? Cardi? Cardi. Senta, professor Resto, ho sentito parlare di un'altra qualità di cardi che chiamano Gob o Gobbi. Gob su un annunci. Ah no? No. Cioè no. Gobbi. Di dove sono quelli? Oh, se ne poi. Avevamo da sud ad ost. A sud ad ost? Ma è un'alta qualità? Un'alta qualità per il lavoro su un'altra maniera, te vuoi su un'altra maniera. Non sono rincalzati nella terra? No, ai gobbi della terra, da sud a poi cugio i fanno i gobbi. Ah, ho capito, scalzano un po' di terra e poi li coricano e li fanno diventare gobbi. Ma perché fanno questo? È un'abitudine lì, li fanno i gobbi là. E come gusto, che differenza c'è? Più o meno, sentite il cord. Ah, sì. Senta un po', ma lei li mangia anche? Lei mangia qualche volta? Ah, qualche volta li mangia. Con la bagna cauda? Con la bagna cauda, poi mi piace un cocchetto. Anche cotti sono buoni. Ah, cocchetti sono buoni. Sì. Chi è che fa? È sua moglie che fa da mangiare? Mia moglie, eh. Sì. Fumo. E dove ha? C'è una cascina qua vicino? Sì, a Anzen. Ah, ho capito. Qui a Anzeno. E quando viene l'ora di andare a mangiare, come va? Viene a chiamarlo sua moglie oppure? No, a mezzodì sì, è sua comandiera. Quando è mezzogiorno qui, tutti piantate lì e andate a mangiare, giusto. Me ne faccia vedere uno qui, lo alzi un po' uno di questi qua. Ecco. E questo adesso è maturo. Adesso è maturo. Sì. Ma bisogna tagliarlo lì, sì. Con le forbici. Ho capito. Poi mettersi lì e lavarci le foglie. Ho capito. Senta un po', grazie, lo posi pure. Ecco. Vi faccio vedere adesso tutto questo. Sono tutti suoi questi qui che sono qua? Tutti. Da qui? Da lì poi ce l'ho anche di là ancora. Sì, dire, faccia vedere dall'altra parte, con l'altra mano, guarda. Ecco, così. Dai, giri. Giri così. Fino in fondo. Ecco. E il terreno è suo? Sì. No. Vogliamo andare a dare un'occhiata fino in fondo al terreno? Andiamo. Prenda un cardo che quello lì. Ecco. Ecco. Andiamo, eh? Thank you.
Allora, caro monsignor Oreste, io lo saluto, lo ringrazio e la ringrazio tanto di avermi fatto tutte queste spiegazioni dei cardi. Ma la ringrazio soprattutto di una cosa. Lei mi ha detto una cosa che mi ha commosso. E vorrei dare questo ricordo anche ai nostri telespettatori. Sta suonando il mezzogiorno in questo momento e Oreste ha detto poco fa, qui quando è mezzogiorno tutti lasciamo il lavoro come sta e andiamo a tavola. Questa è una bella tradizione e io credo che questa tradizione sia anche il principio primo della genuina gastronomia. È una tradizione che si va perdendo. Purtroppo la vita della città, la vita moderna ci obbliga a andare a tavola non più a mezzogiorno, all'una, alle due, a due e mezzo e soprattutto anche senza una regola, variando continuamente. Mi ricordo di Giolitti che una volta, un aneddoto che si racconta, lei avrà sentito parlare di Giolitti anche, no? Mi ricordo ancora qualcosa, ma sì, era giovane. Era giovane, ma si ricorda. Era piemontese, era di Cuneo, si ricorda. Ebbene, una volta al Viminale, lui stava per uscire, perché appunto era mezzogiorno, e saliva le scale il Duca d'Aosta, perché aveva bisogno di parlargli. E allora Giolitti ha detto, mi rincresce altezza, ma quando è mezzogiorno, tutti devono andare a tavola. Ti accomodi, dottore. No. Grazie, caro Sanzi, grazie. Prego. Non è mezzogiorno. È vero che a Roma si va a colazione verso le 2 del pomeriggio e così si va a pranzo la sera verso le 10, dopo le 10. Ma prima è assolutamente necessario che io vi parli dell'alimento principale della Valle Padana, del Veneto, dell'Emilia, della Lombardia e del Piemonte. Cari telespettatori dell'Italia meridionale e care telespettatrici, voi avete per noi un epiteto scherzoso, un epiteto però che non ci offende, anzi ne siamo così orgogliosi che in molti nostri paesi noi facciamo una festa per celebrare proprio questo alimento. Io ne ho vista una nella Valle della Bormida. Oh, le Bormide sono tante, eh? C'è la Bormida di Millesimo, la Bormida di Spigno, la Bormida di Pallare, la Bormida di Mallare. Io ho visto questa festa nella valle della Bormida di Spigno, e precisamente a Ponti. Questa festa si chiama, appunto, la festa del polentone. È una sacra rappresentazione popolare, sacra, profana rappresentazione, che rievoca la munificenza di un signore del luogo, il Marchese del Carretto, che nel 1650 ospitò dei calderai calabresi. Calderai in dialetto si dice magnini o magnani. Ecco, vedete i magnani che attraversano la Bormida su una passerella. Salve, Conte del Carretto, siamo magnini in cerca di lavoro, partiti mesi or sono dalla lontana Calabria, siamo giunti in queste valli, il suo nome specchia fra la popolazione del borgo, noi non sappiamo oggi dove pranzare. Preghiamo la vostra maestà, Conte del Carretto, affinché la vostra bontà giunga alla mensa di questo giorno che per noi è un ricordo imperituro. Grande maestro,
sappiate voi darci il necessario in questa giornata triste e piovosa. Nevica fra l'altro. Orsù il vostro cuore, venga a noi. Salute, o gran maestro Conte del Caretto. Bene! Iddio vi salvi, o magnani, tornati lieti e sani. Lassù dal mio castello vi vidi qui arrivare. O servi del castello che vi fece qui trovare. Qui dentro troverete bocconi prelibati. Allegri voi sarete si ben rifucilati. Questa caldaia mia cantando stagnerete. Farina e acqua pia al fuoco voi porrete. Adagio rimeschiando il sale aggiungerete. E una canzon cantando polenta voi farete. Merluzzo e fresche uova alla polenta saranno uniti. Al mondo non si trova un boccone più squisito. Tale polenta sia capace di sfamare. Tutta la gente mia ognun dovrà mangiare. Miei magnani, su, brindate, e un evviva alla polenta, l'allegria mai non sia spenta. Oh!
lasciamo girare la giostra, cari telespettatori, e arrivederci alla prossima puntata. Buonasera, signorina Rita. Buonasera.